Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo chiamati a rivotare la fiducia al governo Draghi. Cadono i governi, si rompono e si riformano le coalizioni, i partiti litigano per le candidature, ma gli Highlander della politica resistono, pronti all'ennesimo giro di giostra. A guidare la pattuglia dei veterani c'è lui, Pier Ferdinando Casini. Entrato alla Camera nel 1983 a 27 anni e mezzo, adesso corre a Bologna per confermare il seggio al Senato con il PD, a cui è approdato dopo un pellegrinaggio lungo quanto l'arco parlamentare. Solo la Lega può dire basta Roma, basta tasse. Umberto Bossi, il senatur. Voleva la secessione, ma Roma ha finito per metterci le radici. Entrato al Senato nel 1987, il fondatore della Lega Nord questa volta corre alla Camera, capolista a Varese. Chi seguirà l'agenda Draghi? Cosa dice l'agenda Draghi? Ma l'agenda Draghi non esiste. Maurizio Gasparri, anni 66. Festeggia i 30 anni in Parlamento con la nona candidatura, gli esordi con il Movimento Sociale Italiano, i passaggi con AN e PDL, adesso è uno dei big di Forza Italia al Senato. Deputata Prestigiacomo, deputata Prestigiacomo. Stefania Prestigiacomo, la berlusconiana della primissima ora. Entra a Montecitorio nel 1994, a 27 anni, ex ministra, l'aspetta un posto al Senato come capolista nella sua Sicilia. Eravamo quattro amici al bar. Per tanti Highlander c'è anche qualcuno che passa la mano, su tutti Pierluigi Bersani. Non è mica obbligatorio per far politica fare il parlamentare. Si parlava con profondità. Allora Gasparri, lupus in fabula, alla faccia dell'argomento.